Mi bastano 6 sterline. È una gran cortesia che mi fate, signor Prescott. Ve le restituirò venerdì appena riscosso lo stipendio. Già che ci sono, avete una copia del nuovo opuscolo di Johnson sulla migrazione? No, in biblioteca no. E poi che ve ne vorreste fare? Teorie superate, libri inutili. Per voi forse, che negli uccelli non sapete vedere che futuri cadaverini impagliati. La nostra è una scienza, Appleby, non una favola per educande romantiche. Ah, certo, una scienza, ma una scienza viva. Siete un sognatore, Appleby. State a sentire questi se sono sogni. Lo riconoscete? Certo, il Tirosso del Sud. Come se diceste di me un inglese del Nord. Troppo generico. C'è altro in questa voce. C'è l'amore, signor Prescott. Non sentite il canto d'amore in vicinanza della femmina? Ma... Petirosso del Sud, certo, ma Petirosso del Sud in amore. Ma fatemi piacere. Il canto cambia? Sentite? Sentite la terza nota? Ora ascoltate lo stesso animale in lontananza dalla femmina. Notate la differenza? Affatto. Non avete orecchio. La terza nota, in amore più accorata, romantica, qui più fredda, cronistica. Voi non crederete di parlare allo stesso modo quando siete normale e quando siete in amore? Perché secondo voi essere innamorati vorrebbe dire essere in uno stato anormale? Supernormale. Eccezionale, appunto. Sogni, sogni. La nostra è una scienza fredda, metodica. Morta, vero? Siete un affossatore, signor Prescott. Eh? Riconoscerete almeno che la vostra è una teoria morta. Sì, e la vostra sta nel mondo della luna. Non tanto. Entrando ho incontrato il professor Protters. Sembra che il mio saggio sugli uccelli in amore sia in lista per il premio. Ah, complimenti. Fa piacere, dopo tanti anni. Grazie ancora per l'assegno, signor Prescott. Non è un'abitudine, eh? Ve l'assicuro. Sì, sì, vengo. Pronto? Pronto, c'è il signor Eplin. Il signor Eplin? No, in questo momento è fuori stanza. Chi parla? Ditegli che ha telefonato Eldridge, Sam Eldridge. Basterà. Sam Eldridge. Va bene, glielo dirò. Buongiorno. Oh, oh, povera me. Oh. Buondì. Oh, signore. A che vi è capitato? Oh, sono mortificata, signore, proprio mortificata. Un uovo, signore. Avete fatto un uovo, signore Green? Io non faccio le uova, signor Appleby. Lo credo. Le cucinate, però. Oh, sì. Ma, signore... Conoscete la regola delle uova alte gambe? Servirle sempre in numero dispari, che non sia uno. O in numero pari, che non sia due. Capito? No, signore. Io ho semplicemente rotto un uovo del signore. Quale uovo? Oh, oh, poco male, signora Green. È soltanto la futura progenie del Turdus Merula. Del cosa? Comune uovo di merlo. Oh, meno male, mi sento meglio. Credevo di aver combinato un guaio. E questa scatola, ve la lascio qui. È piena di anelli. Sì, sì, mi servono. Domani notte saranno in volo per la Scandinavia. Io non sono mai stata in aeroplano, non che ci tenga, eh. Ma quegli anelli non viaggiano in aereo, signora Green? Ah, no. Ma mi pareva che aveste detto che... No, no. Ognuno di essi viene attaccato alla zampina di un volatile. Qui. Perché li attaccate alla zampina? Per seguirne i movimenti migratori. Lo scorso agosto, ad esempio, ho attaccato un anello alla zampina di una procellaria e in ottobre ho saputo che era arrivato in Brasile. Anche mio cugino arrivò in Brasile l'ottobre scorso. Vostro cugino? Sì, mio cugino, ma senza l'anello al piede. Quante cose vanno a inventare, però. Eh già. A me piacciono gli uccellini colorati. Specialmente quello verde arancione che c'è nell'ingresso. Ah, il Leiotrix luteus. Cosa? Usignolo del Giappone, signora Green. Esemplare magnifico.
originario dell'India e della Cina. Se avrò la fortuna di vincere il premio, potrò andarla a studiare sul posto. Noi a casa tenevamo le galline, ma poi i vicini si sono lamentati perché puzzavano. Mm? Sì, le galline puzzano. Eh già. Ah, dimenticavo. Ha telefonato un signore poco prima che entraste. E chi era? Ma l'ho scritto lì, scusate un momento. Prego. Oh. Eldridge, Sam Eldridge. Cosa voleva? Beh, questo non lo so. Non potevate farvelo dire? Beh, non c'è bisogno di gridare. Oh, scusate. Scusate, signora. C'è il direttore, signorina Thomas? Il signor Prescott è occupato, signorina Webster. Va bene. Aspetterò. Come volete. Biblioteca? Signorina Thomas, è arrivato il nuovo manuale sudamericano? No, signore, l'abbiamo ordinato. Cercatemi la casa editrice, per favore, bisognerà sollecitare. Sì, signore, credo sia Etuata. Ah, signor Prescott, c'è qui la signorina Webster dell'Istituto di Biologia. Sì, che entri. Potete accomodarvi, signorina Webster. Grazie. Pronto? Pronto, Appleby? Chi parla? Eldridge, chi credevi che fossi? Mi sembrava di avervi chiesto di non telefonarmi qui. C'è un altro modo per poterti parlare? Ho già detto mille volte che riavrete i vostri soldi. Le condizioni le sai, puntuali alla fine del mese. Anch'io ho una contabilità. Salderò appena possibile. Già, ma intanto io ho l'acqua alla gola. Sulla pagina segnata a Ebrimi c'è un debito di 57 sterline, 2 mesi di arretrati. Lo so, ma in questo momento io mi trovo a corto. Inventa qualcosa. E cosa, in nome di Dio? Datemi ancora un po' di tempo. Tempo? Come no? Fino a domani a mezzogiorno. Domani? Se domani i soldi non ci sono, avvertirò della cosa i tuoi superiori. Sono certo che ti daranno un anticipo sullo stipendio. Ma no, per carità, non venite qui. Tutto quello che volete. Ma qui no, mi rovinereste. Domani a mezzogiorno, allora. No, aspettate un momento, Eldridge. Eldridge, sentite un momento. Eldridge! Cara, ti chiedo scusa di averti fatto aspettare. Pochi minuti soli. Benché Miss Thomas abbia fatto il possibile per scoraggiarmi. Perché pensi che abbia indovinato? Non so. Guarda con diffidenza le mie visite in biblioteca. Oggi però ho un motivo serio. Arrivando ho trovato sulla mia scrivania un biglietto del professor Proctor. Simon, sono in lista per il premio. Sì, lo so, lo ha telefonato anche a me. Amore, un po' più di entusiasmo. Ti prego. Cara, mi rendo conto di quello che significhi per te, ma vedi, non ho molta fiducia nei risultati, ecco. E che vuoi dire? L'altro candidato al premio è George Appleby, del settore migrazioni. Quel maniaco. Lo conosco. Già, appunto, quel maniaco purtroppo non si è limitato a scrivere una tesi, ma ha presentato una nuova e esauriente classifica del canto degli uccelli in amore. Come? Già, un lavoro magnifico. Conosco Appleby da qualche anno, a simpatico. Ma quando si tratta di penuti, arriva al fanatismo. Dunque, eccoci. Cara, in commissione potranno darti 1-2 voti, ma le tue possibilità purtroppo sono poche. E dire che ci tenevo così tanto. Non potrò più permettermi di restare qui allora. Su, via, Elena. Sarà un dispiacere maggiore per me. Tu sai quanto ti voglio bene. Lo so davvero, Simon. Non mi sembra che ti rattristi molto l'idea che io me ne vada. Ma certo, cara, che mi rattrista, ma te l'ho già detto, se le circostanze fossero diverse... Ma quali circostanze? Tu non me l'hai mai voluto spiegare. Perché? Al momento non posso, cara. Ma perché no?
Per carità, Helen, non crearmi difficoltà. No? Vedi, tutte le volte che ti faccio una domanda, ecco come mi rispondi. Ma dico, non vorrei cominciare un'altra discussione adesso. No, non voglio niente. Non voglio proprio niente. No, no, no. Non voglio niente. No. Canto dello signore innamorato. Spiacente, signorina Thomas. Si tratta del canto di una capinera tradita. Già. Il marito se la intende vergognosamente con una cingallegra di dubbi costumi. Oh, tristezza dell'amore incorrisposto. E sapete cosa farà allora la capinera innamorata? Soffrirà molto, immagino. Sì, d'accordo, ma inoltre? Morirà d'amore. Mai più. Neppure nel regno animale si muore d'amore. Si consolerà con un pappagallo del Perù. Effimero anche fra i pennuti l'amore delle donne. Oh, non creda. Io sarei fedele fino alla morte. Eh? Come? Ah, sì, può darsi. Comunque il discorso ci porterebbe lontano. E io vorrei parlare con il signor Prescott. Oh, sì, 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 subito. Grazie, signorina. Signor Eccleby. Ma lasciatemi in pace, non vedete che sono occupato? Parlateli voi, no? Oh, bene, signor Prescott. Oh, spiacente, signor Eccleby, ma in questo momento il signor Prescott è molto occupato. Ma è urgente. Mi dispiace, se volete lasciarvi tu a me. No. Siete molto gentile, signorina Thomas. Io devo ancora ringraziarvi per la poltrona che avete messo nella mia camera. Ho pensato che vi avrebbe fatto comodo e spero che vi troviate bene da noi. Sì, benissimo. Parliamo ancora di volatili, signore. Ho saputo che siete in vista per il premio. Sono tanto contenta per voi. E quel viaggio in India è che vi sta a cuore. Da troppo tempo sto nel settore migrazioni. Un posto chiuso, senza avvenire. Ah, a proposito, voi sapete chi sono gli altri concorrenti? Solo voi e la signorina Webster. Chi? Sì, Helen Webster dell'Istituto di Biologia, quella che è uscita ora dall'ufficio del signor Prescott. Ah, carina. Fin troppo per un ornitologo. Era sconvolta, non l'avete notato? Eh sì, era sconvolta. A momenti piangeva. Prima mi ho sentiti litigare. Ma che motivi di litigio possono avere, scusate? Siete ingenuo, signor Appleby. Vedi? E la potenza. Beh, dovrò andare alla banca prima che chiuda. A più tardi, signorina Thomas. A più tardi, signor. '59, '50, '51, '2, '3, '4, '5, '6 e '7. 57 sterline, puntualissimo a mezzogiorno. Bravo, April. E per la corsa di domani che cosa mi dici? Ho un'informazione? No. Ormai io ho fatto la mia ultima scommessa. Ah, discorso vecchio. Non mi avete dato la ricevuta, eh? Eccola qui, pronta. Tutto regolare, mio caro. Del resto è nella natura umana l'amore del rischio. Se non sono cani o cavalli, saranno i titoli di borsa o gli affari. Anche il criminale, che cos'è? Se non un giocatore che vuole vincere ad ogni costo. Complimenti, Sam. Siete psicologo. Psicologo. Allevamento di Sir John Watson. Arrivo settimo al derby del 1912. Psicologo. Brutto cavallo. Salve, signor Eppley. Signorina Thomas, potrei parlare un momento con il signor Prescott? Oh, se n'è andato proprio adesso. Esce sempre prima il venerdì. Ho qui il vostro stipendio. Vi ho cercato in ufficio, ma non c'eravate. Grazie. Il signor Prescott vi ha lasciato un biglietto. Ecco, vi aspetta a casa sua alle 7:30. A casa sua? Sì, c'è l'indirizzo. Ha detto che sapevate di chi si tratta. Te? Ah, sì, certo, Ecco fatto, signore.
Bene. Pardon, dimenticate questo, Jones. Grazie. Vedrete che adesso funziona. Bene, bene. Non è nulla, basta una vite nuova. Appena la trovo ve la cambio. Ah, grazie. Oh, venite, venite avanti, vi aspettavo. Grazie. Datemi il vostro cappotto, qua. Prego. Grazie, signor Presidente. Bevete qualcosa? No, grazie, non ne ho voglia. Sedete, andiamo, non siamo mica in ufficio qua. Dunque, grazie. Uno sherry, un whisky e soda. Se proprio insistete, uno sherry, grazie. Grazie. Anche qui cadaverini. Siete lugubre, Fleming. Questo non è il momento per le nostre disquisizioni ornitologiche. Restiamo ognuno delle nostre idee. Peccato, perché le vostre sono sbagliate. E le vostre strane ed inattese. Prego, accomodatevi. Grazie. Sapete perché vi ho fatto venire qui? No. Se avete trovato l'opuscolo che vi ho chiesto? No, niente opuscolo, Appleby. Questo. Io mi vergogno terribilmente, signor Prescott. Mi sento così avvilito. Ho portato il denaro, però. Contavo di vedervi all'istituto, ma purtroppo non c'eravate. Ah, dunque avevate intenzione di restituirmelo? Ah, si capisce. Ah. Avevo assoluta urgenza di 60 sterline. Ah. Sì, e mi ero messo nei guai con un bookmaker. Sono stato un pazzo, ma lo stipendio è così poco. E ho avuto tante spese per gli uccelli. Lui ha minacciato di informare l'istituto e... Avrei perso ogni speranza per il premio, capite? Già, il premio. Cioè, io sì. Speravo di poter restituire la somma prima che ve ne accorgeste, ma... Come l'avete scoperto? Io ho due conti separati. Di solito annoto sull'assegno quale dei due. Questa volta me ne sono dimenticato. E mi hanno telefonato dalla banca. E che cosa gli avete detto? Ah, nulla. Perché non sanno che ho alterato uno check. No, no. Ma che sbadati, però. Beh... Però vi dirò che è difficile accorgersene ad occhio nudo. Ma bravo, bravo, complimenti, ma... È vero? Io non l'avevo mai fatto in vita mia. Ma quindi... No. Oh, bravissimo. Oddio, io non me ne intendo, Ma credo che l'alterazione si possa dimostrare. Raggi infrarossi mi pare che usi la polizia. La polizia? Se glielo consegnassi. Ma perché? Ma pensate di consegnarglielo? Beh, no, non ho ancora deciso. Ma restituisco il denaro e vi chiedo di perdonarmi. E con questo voi credete di avere sistemato tutto? Non è così. Non agli occhi della legge, temo. Oh. Su, Appleby, non ho nessuna intenzione di mandarvi in carcere. Anzi, guardate, vi restituirò l'assegno in modo che possiate distruggerlo da voi. No. Da voi voglio solo una promessa. Promessa di che? Di ritirare la vostra candidatura al premio. Ah, no. No, guardate, ma questo no. Questo no. Allora la signorina Thomas aveva ragione. C'è qualcosa tra voi e quella ragazza, la Webster. Questo non vi riguarda. Oh, sì, scusate. Scusate, signor Prescott, ma vedete, io... Io ho lavorato per anni attorno a quel saggio. Tutte le mie aspirazioni... Non mi interessano le vostre aspirazioni. Sentite, vi darò il doppio della somma che ho preso. No, sì, che avete rubato, sì, appunto. No, non voglio il vostro denaro. Vi do tempo fino a lunedì pomeriggio per parlare con il professor Proto. Ma voi non potete far questo, però! Voi non potete farlo! Ma controllatevi, escevi! Oddio. Io vi ammazzerò, signor Prescott. Vi ammazzerò. Ma se non sapete resistere a un'accusa di falso, ma come ve la cavereste con un assassino? Ma lo farò! Vi dico che lo farò! Io vi pugnalerò con un ago nel cranio! Svuoterò il vostro corpo e lo riempirò di paglia! E vi ricucirò con un filo di seta! Diventerete immobile! Come un gufo nero! E allora in una gabbia! Vi chiuderò in una gabbia! In una gabbia! E dimenticate il vostro cappotto, che diamine!
In una gabbia come un gufo nero. Ave. Come un gufo nero. Trasformazioni genetiche delle varietà iberiche del gufo nero. Lo riconoscete? Sì, è il lamento di un cuore solitario. No, no, è il canto di una persona che se ne sta andando. Signorina Thomas, avete un orario ferroviario? Oh, partite, signore Eppleby. Oh, chissà quando vi rivedrò. Mai se insistete nel togliervi gli occhiali. Vado nei boschi del Surrey per il weekend. Che bella notizia. Amate i boschi del Surrey, signorina Thomas? No, amo i viaggi che hanno la brevità di un weekend. Io credo che prenderò il treno delle 3:50. A me interessa il treno con il quale tornerete. Eh? Ah sì, già. Tornerò domenica sera col treno delle 9:49. Passerò la notte in casa di un mio amico, il dottor Elvin. E del premio? Non avete saputo più nulla? Non ancora, signorina Thomas. Ho grandi speranze, sì. Grandi speranze. Che fai? Senti che canto stupendo. Lo sto registrando. Sì, entro un minuto registrerai un colpo di fucile. Chissà come sarà contento il professor Protters. Puoi fare contento il professor Protters? Guarda, io ti uccido 4 fagiani e tu li porti. Ci vogliono fagiani ripieni. Altro che rigogoli registrati per il professor Protters. Ammazzare, vero? Sempre ammazzare. Perché... E tu non ammazzi i fagiani? Fagiani mai. E allora che cosa ammazzeresti? Eh? Adesso senti com'è venuto bene. Preso un magnifico fagiano. Ma che preso? L'hai ucciso. Appunto. Vado a rintracciarlo. E uno, altri 3 come questo e vinci il primo premio. Guarda che bello, eh? Guarda che esemplare. Non te la prendere. Prima che mi dimentichi, con che treno parti questa sera? Con quello delle 9:49. Ah, ma c'è alla domenica? Sì, ho controllato. Ah, benissimo, allora vuol dire che resti a cena e dopo ti accompagno io alla stazione, eh? Thank you.
Pronto? Signorina Thomas? Sì, pronto? Parla Appleby. Spero di non avervi fatto alzare. Sono alla stazione. Ma avete tardato? Eh sì, purtroppo sono arrivato solo con il treno delle 11:16. E per di più ho dimenticato la chiave. Ho telefonato appunto per chiedervi se potete lasciarmi la porta aperta. Fra quanto sarete qui? Oddio, 10 minuti al massimo. Allora vi aspetto. Grazie. A fra poco, signorina Thomas. Parla. Sono Appleby, professore. Ho notizie per voi. Pronto? 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 Parlate forte perché non sento niente. Chiedo scusa per il rumore, ma telefono dalla stazione di Waterloo. E allora non posso chiudere la porta della cabina. Dicevo che ho notizie per voi. Sì? Sì, torno da un weekend nel Surrey e dove ho trovato una coppia di rigogoli. Io credo ci sia la probabilità di un nido. Ah, eccellente! E sono riuscito anche a fare una buona registrazione della voce del maschio, professore. Ah, splendido, Appleby, splendido! E non vedo l'ora di sentirla. E grazie per avermi avvertito, Per carità, prego. E buonanotte, professore. E buonanotte, buonanotte. Buonanotte.
Pronto. Polizia. Subito. Sì. Smettete di fumare. C'è un morto. Scusatemi, signore. È arrivato il medico? Sì, signore, si sta lavando le mani. Ero appena andato a letto quando mi avete chiamato. Io stavo già sognando la mia Irlanda, signore. È stato un soprassalto. Non c'è riposo? Non c'è riposo per i malvagi. Eh già. Salve, ispettore. Questa volta vi ho battuto, eh? Bene. La cosa è abbastanza chiara, mi pare. Ferita d'arma da fuoco. Sparo a distanza ravvicinata ad angolo acuto. Probabile suicidio. Morte istantanea. Ah, c'è anche una ferita evidente sul lato sinistro del cranio. Cadendo, deve aver battuto contro lo spigolo della scrivania. Possiamo stabilire l'ora della morte? Sì, con una certa precisione. Non più di 15 minuti, quando sono arrivato io. Coincide. Coincide con la dichiarazione del portiere, signore. 11:20 circa. Posso contare su un vostro rapporto completo, dottor Wedding? Lo troverete domattina alle 10 sul tavolo. Grazie. Ma resterete deluso. Niente gialli. Buonanotte. Buonanotte. In quanti hanno sentito lo sparo, sergente? In due per ora. Il portinaio e l'inquilino di fronte. E le loro versioni sono analoghe, come potete controllare dai miei appunti. Già. Comunque non mi dispiacerebbero due chiacchiere con il portiere. Sì, signore. Come no, ispettore. In tutto quello che posso. Quando avete visto il signor Prescott per l'ultima volta vivo? Verso le 10:30, quando rincasò. E alle 11:20 avete sentito lo sparo? Appunto. Nessun dubbio sull'ora? Nessuno, signore. Le luci di fuori le spengo sempre alle 11:15. Ero appena rientrato quando ho sentito lo sparo. E adesso che cosa mi sapete dire del signor Prescott? Niente di speciale. Viveva molto per conto suo. Era direttore all'istituto di quel posto dove tengono gli uccelli. Lo so. Anche lei lavora là. Lei? Lei chi? L'amica del signor Prescott, che è stato a trovarlo stanotte. La donna, ispettore, può controllare nei miei appunti. Ah, già. E sapete dove abita? No, purtroppo. E non so nemmeno come si chiami. Ma era molto intima con Prescott. Veniva qui diverse volte alla settimana. La descrizione della donna è nella pagina dopo, ispettore. Vediamo. Snella, castana, molto carina, direi piacente. Direi piacente. Sì, signore, mi rimetto a lei. Ah, già. Cappotto rosso. Io l'ho incontrata mentre salivo le scale. Era sconvolta. Non c'è altro, Jones, potete andare. Ah, sentite, ancora una cosa. Oltre al portone principale, c'è un altro ingresso agli appartamenti? Sì, c'è la scala di sicurezza. Ci danno le finestre delle camere da letto. Ce n'hanno procurati di guai, signore. Furti. D'estate gli inquilini le lasciano aperte e... Capito. Terremo la chiave dell'appartamento ancora un giorno o due nel caso dovessimo tornare a dare un'occhiata. Vi servono tutte e due? Come due? Noi ne abbiamo trovata una sola. Io ne avevo consegnate due di chiave al signor Prescott. Ha firmato per due. Vuol dire che troveremo anche l'altra. E appena ritrovata vi avvertiremo. Andate pure, John. Grazie. L'amministrazione è molto severa per le chiavi. E se avete bisogno di me, io abito a pian terreno. E la rivoltella, sergente, dove è andata a finire? La rivoltella? Quale rivoltella, signore? Ah, la rivoltella, signore, sì, il laboratorio, signore. Oh, una piccola Mauser 32. Siete d'accordo anche voi sulla teoria del suicidio, signore? Mo, può darsi. È un po' strana quella chiave. Quale chiave? Ah, sì, quella che dice il portiere, è strana. Già. Sembra una persona ordinata. Potrebbe averla perduta. Capita. Potrebbe averla data a qualcuno. Capita egualmente. Eh sì, signore.
ispettore. È brutta affare. Io non capisco perché Prescott dovesse suicidarsi. Che viveva con noi da molti anni. Veniva dal settentrione, credo. Una persona tranquilla, facile da trattare, capace. E beh, io non vedo cosa posso aggiungere di più. No? E quando lo avete visto l'ultima volta? Venerdì, mi sembra. Sì, mi ricordo che abbiamo parlato insieme dei nomi dei candidati al premio. Però io vi consiglio di parlare con la sua segretaria, Miss Thomas. La chiamo. Grazie, professore. Prego. Cercate qualcosa, ispettore? Una chiave. La chiave dell'appartamento del signor Prescott. Non credo che la troverete qui. E questa? È la chiave dello scaffale delle pubblicazioni estere, signore. E quella è della vetrina degli uccelli rari, signore. Ecco a voi. Sentite, signorina Thomas, il signor Prescott è qui all'istituto. Non aveva qualche amicizia particolare? Bene, veramente. Potete contare sulla mia discrezione, signorina Thomas. Anche sulla mia. Non so se devo dirlo, ma era piuttosto amico della signorina Webster, dell'istituto di biologia. Una ragazza carina, castana, eh? Direi piacente, signore. Carina, piacente, non direi. Ognuno ha i suoi gusti. Forse faccio male a parlarne. Mercoledì li ho sentiti litigare qui in biblioteca. Litigare su cosa? Non ho inteso bene, ma lei era fuori di sé. Anzi, lo feci notare anche il signor Appleby. Avanti. Il signor Appleby? Prego. Ispettore Getz. Grazie, ispettore. La signorina Thomas mi ha comunicato la notizia. È spaventoso. Conoscevate bene Prescott? Non intimamente come persona. Come ornitologo, sì. Aveva le sue idee circa l'ornitologia. Idee radicate, caparbie, un po' funerarie. Ma indubbiamente un uomo molto gentile. Sì, sì, molto gentile. E quando lo avete visto l'ultima volta? Venerdì sera. Mi aveva trovato certe pubblicazioni ed ero andato a casa sua. Dopo aver bevuto un bicchierino con lui, verso le 8:30 me ne sono andato. La signorina Thomas mi ha accennato ad una scenata avvenuta fra il signor Prescott e la signorina Webster in biblioteca. Le donne, lo sapete, hanno molta immaginazione. A quanto mi risulta, il signor Prescott e la signorina Webster erano solo buoni amici. Nulla di più? La signorina Webster è la meglio qualificata per rispondervi, ispettore, no? Già, è vero. Pardon, scusate. Prego. Prego. Grazie, sergente. Meglio? Sì, meglio. È stato un tale colpo. Ma ora sto bene, sto bene. Tanto da rispondere a una o due domande? Credo di sì. Signorina Webster, quando avete visto l'ultima volta il signor Prescott? Mercoledì mattina. Prima che continuiate, signorina. Sì. Secondo una testimonianza,
Voi avete visto il signor Prescott ieri sera alle 11:20 circa. Quel cappotto rosso là sul divano è lo stesso che portavate ieri sera? Sì, ma quanto vi ho detto è la verità. Non lo vedo da mercoledì mattina. Ho passato il weekend ad Angerness, nel nostro osservatorio. Sono partita di là alle 8 di ieri sera e sono arrivata a casa alle 10:30 circa. Poco dopo le 11 ha suonato il telefono. Era il portiere di Simon, del signor Prescott. Jones. Oh, io non so bene il nome. Mi ha detto che il signor Prescott l'aveva incaricato di chiedermi se potevo andare da lui subito. Perché? Oh, prima di avere il tempo di domandarglielo, ha staccato. E siccome abitiamo così vicini, tanto valeva che facesse una corsa. Sono arrivata alle 11:20. Ho suonato, ma non rispondeva nessuno. Poi ad un tratto lo sparo e dopo le voci e qualcuno che correva su per le scale. Oh, lo so che è stato stupido da parte mia, ho avuto paura, ecco. Io sentivo solo che dovevo andarmene di là, scappare il più presto possibile. Dunque voi sapevate che Prescott... Oh, io non sapevo che cosa pensare. Sapevate almeno che ieri sera in quell'appartamento era accaduto qualcosa di grave? Perché non siete subito andata dalla polizia? Lo avrei fatto stamane, ma con la prima posta ho ricevuto questa lettera. Helen, cara, scusa se ti ho fatto inquietare mercoledì. Ma credo di aver trovato una soluzione al problema. Abbi fiducia, Simon. È la sua firma? Certo. La domanda è un po' indiscreta, ma in che modo Prescott vi avrebbe fatto inquietare? In nessuno, veramente. Mi aveva lasciato credere che avrei potuto vincere il premio all'istituto. Ma quando è venuto fuori che avevo così poche probabilità, non era il caso di litigarci, ma... E lui aveva trovato una soluzione? Io non capisco quale, però. Omicidio, caro Gates. Eppure a quest'ora avrei dovuto imparare. Mai buttarsi a indovinare prima dell'autopsia. Non può essere stato lui a sparare. Perché? Perché in quel momento aveva perduto i sensi. Perduto i sensi? Quel livido sulla tempia, che noi credevamo si fosse fatto nella caduta, risale a prima della morte, non dopo. Ne siete sicuro? Quando gli hanno dato quel colpo sulla testa era vivissimo. Date un'altra occhiata nell'appartamento di Prescott e vedete di trovare un oggetto pesante, largo tanto. Può essere utile. Un oggetto pesante, largo tanto, vero? Un oggetto pesante? Beh, non c'è da guardare molto lontano, mi pare. Cosa ne dici, ispettore? Perfetto, sergente. Ma cos'è questa storia, signore? Questo mistero? Credevo che gli avessero sparato. Infatti, ma dopo averlo messo knockout con questo. Comunque il dottor Welling non ha il monopolio delle sorprese. Ho scoperto qualcosa anch'io. Prescott era sposato e la moglie vive ad Edimburgo, signore. Interessante. Molto interessante. Ah, grazie, signore. Perché non avete accennato alla telefonata che Prescott fece alla signorina Webster ieri sera? Che telefonata? Prescott non vi chiese di telefonare alla signorina Webster di andare subito da lui? No, signore. Jones, cercate di ricordare bene. L'ha detto lei, la ragazza? Già. Beh, allora è una bugia. Il signor Prescott ricasò verso le 10:30, io lo vidi giù nell'atrio e mi salutò persino, ma non mi chiese davvero di telefonare a nessuno. Boh, si vede che avrò capito male. Potete andare, Jones, grazie. È la giornata dei colpi di scena oggi. Signore? Welling mi dice che è un assassino. Tu scopri che Prescott ha moglie. Jones nega la telefonata. Eppure credo che
che il miglior colpo di scena sia il mio. Ti ricordi il capotto rosso della signorina Webster? Sì, quello che aveva su anche oggi. E io che aveva anche ieri sera. Se ti ricorderai, ad un certo punto in biblioteca io lo presi per darglielo e sentii che nella tasca di destra c'era una chiave. Potrebbe essere la sua. Potrebbe. Ma anche in quella di sinistra c'era una chiave. Ah. Signorina Thomas, l'ispettore mi ha fatto richiamare. Vi aspetta. Grazie. Prego, avanti, signorina. Vi dispiacerebbe darmi quel biglietto che vi scrisse Prescott? Può essere una traccia. Grazie. E adesso statemi bene a sentire. Sì. Ieri sera ci avete detto che quando siete arrivata alla casa di Prescott avete suonato il campanello, ma senza ottenere risposta. È vero. Ah, scusate, signorina. Vi dispiacerebbe darvi per un momento il vostro cappotto? Il mio cappotto? Ve ne prego, signorina. Perché? Devo avvertirvi, signorina, che d'ora in avanti tutto quello che direte potrà essere usato come prova a vostro danno. Prova di che? Simon Prescott è stato assassinato. No. Non è possibile. Signorina? Sì. Ma quella è la mia chiave. Anche questa è vostra? No. È dell'appartamento di Prescott? Sì, ma... Dunque voi ieri sera potevate entrare? Ma non l'ho fatto, però. Se avevate la chiave, che necessità c'era di suonare il campanello? Io pensavo che Simon fosse in casa. Quando ho visto che non apriva nessuno, ho provato con la chiave. La porta invece era chiusa dall'interno. Signorina Webster, vorreste farci credere che Prescott vi fece telefonare di andare a casa sua. Chiuse la porta con il chiavistello, vi sentì suonare, si sparò e poi, con tutto comodo, tolse il chiavistello per permettere al portiere di entrare? Io vi dico che la porta era chiusa dall'interno, lo giuro! Giurate anche che vi telefonò il portiere? Sì. Lui però lo nega. No, non è possibile. Signorina Webster, la verità. Ammettete di essere stata nell'appartamento di Prescott mercoledì sera? Sì. Ammettete di aver litigato con lui mercoledì mattina? Sì. E sapevate che Prescott aveva moglie ad Edimburgo? Cosa? No. No. Io? Dolente, signorina. Ma devo chiedervi di accompagnarmi all'ufficio di polizia. Sarà meglio che facciate là le vostre dichiarazioni. Prego. Ho parlato adesso con il professor Protas. Ho vinto il premio, signorina Thomas. E voi siete la prima a saperlo. Oh, congratulazioni. Però così ci lascerete presto. Ah, tra una decina di giorni, spero. Ma sembra che non vediate l'ora di andare. Vorrei trovarmi sul posto prima che finisca la stagione della cova. Mi interessa proprio tanto questa cova. Infinitamente. Se perdo la cova, addio. Sono anni che aspetto questo momento. Avete letto i giornali? Hanno arrestato la signorina Webster. Esatto. Affare antipatico. Credete che ci chiameranno come testimoni? E perché dovrebbero chiamarci? Ma noi li abbiamo sentiti litigare qui in biblioteca, Prescott e la signorina Webster. Affari loro. Sempre male litigare. Si potrebbe passare la vita tranquillamente, in pace, e invece no, si litiga. Guardate, signorina, guardate gli uccelli. Litigano forse? Si uccidono? Mai. Cantano. Imitiamo i pennuti, signorina Thomas. Più che giusto. E poi, se ci chiamassero, testimoniando, noi potremmo solo aggravare la situazione della signorina Webster. No. Perché, domando e dico, una donna che si prepara ad uccidere il proprio amante deve andargli in casa con un cappotto rosso.
Poteva sceglierne uno meno vistoso, vero? E perché poi uscire dal portone principale? Già, poteva farlo dalla scala di sicurezza. E perché infine dire una bugia inutile? Quale bugia? Sostenere che l'aveva telefonato il portiere quando non era vero. Se doveva mentire, perché non dire che le aveva telefonato presto? Lui almeno non poteva contraddirla. D'altra parte, sono proprio gli errori a portarli in assise. Ma tutti possiamo sbagliare. Ma questi sono errori un po' gravi. Errori da persone innocente. Ispettore! Ispettore! In casa di Prescott, scusatemi, signore, in casa di Prescott ho passato in rivista tutto quello che potevo, compresa la posta arrivata dopo la sua morte. Bene. E guardate qua cosa ho trovato. Che cos'è? Rendiconto di banca, signore. Pare in ordine. Sì, tranne un particolare. Date un'occhiata al libretto degli assegni, mercoledì prima del delitto. Visto? Ecco qua. Sulla matrice ha segnato 6 sterline. Mm? Il rendiconto invece dice 60. Avete chiesto alla banca? Sì, signore, ho parlato con l'impiegato che fece il pagamento. La cifra era proprio 60. E dov'è l'assegno? Questo è il punto. Scomparso. Prescott andò a ritirarlo il giorno dopo. Io ho cercato dappertutto, è sparito. Non si trova. Non ci sono dubbi però sulla persona a cui è stato pagato l'assegno, George Appleby. George Appleby, non ve l'avevo detto, signore. Quel tale dell'istituto. Sì, signore, scusatemi. Sapevate che c'erano 2 candidati a quel premio di cui ci parlò la signorina Webster? No, non lo sapevo, non ci feci molto caso. Già, 2 candidati. Uno, la signorina Webster, sì. E l'altro, indovinate? George Appleby. C'è? Il signor Appleby? Chi siete? Scotland Yard, signora, sergente lei. Tutto quello che sapevo l'ho già detto all'ispettore lunedì. Ah, sì? Bene, 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 benissimo. Ma io voglio George Appleby. Mi andate a mangiare. E quel tè? Per chi lo state preparando? Per voi? Avete fiuto voi della polizia? Certo che lo sto preparando per me. Col limone, grazie. Lavorate con l'ispettore voi? Perché si vede? Sì, dal tono che usate. Quanto zucchero? 2, grazie. Voi invece lavorate per quell'Appleby, vero? L'ho detto che avete del fiuto. Tipo curioso quell'Appleby. Già, quasi quanto la polizia. Ma lui almeno ogni tanto viaggia. Perché frequenti i weekend, vero? Altro che i weekend. Adesso vuole andare in India. In India? Ah, è certo che l'India è lontana per un weekend. Dice che deve andare a salvare degli uccelli, invece di stare qui e pensare ad accasarsi con moglie e bambini. Secondo me gli sta dando di volte il cervello. Oh, a vederlo, per carità, non farebbe male una mosca. Chip, 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 chip. Ha tutta una sua teoria sull'amore. Molte donne, lo sapevo. Ma che donne? Sull'amore dei volatili. Gli attacco un anello alla zampa e poi li fa volare in Brasile. Ma gli sembrano cose serie. Bravo uomo però. Sì, un po' strano magari. L'altro giorno, a momenti mi mangiava solo perché mi ero scordata di dirgli che avevano telefonato. Chi ha telefonato? La sua ragazza, vero? Ma che, non è il tipo, era un tale. Ma chi? No, deve essere ancora scritto qui. Sam Eldridge. Una furia, vi dico. Ma non l'avevo mai visto in quello stato. Scusatemi. Ma come, andate via già? Sì, sì, non lo ma tempo, non finite il vostro tè. No, 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 ho parlato con quell'Eldridge. Prima non voleva dirmi niente, ma poi gli ha messo un po' di paura e alla fine ha cantato. Appleby gli doveva 57 sterline. Somigliante. Mercoledì telefonò a Appleby, minacciandolo di informare l'istituto se non avesse pagato. E il giorno dopo aveva il denaro. Avanti! Come mai, ispettore? Ancora ha bisogno di me. Il signor Prescott vi ha prestato del denaro? Sì, per dire la verità, ve l'ha prestato.
Potrei sapere quanto? 60 sterline. Ah, un bel prestito. Già. Mi trovavo un po' alle strette e Prescott fu tanto gentile da aiutarmi. Permettete? Prego. Mi stavo domandando se potete spiegarci come mai sulla matrice del suo libretto di assegni risulta invece la somma di 6 sterline. Non saprei. Avrà riempito in fretta. Del resto, riscontrate sull'assegno. L'assegno non si trova. Ma dunque non c'è modo di confermare la mia dichiarazione. E nemmeno di negarla, signor Appleby. Visto che non posso chiederlo, signor Prescott. Scusate, eravate a Londra sabato scorso? Vi ho già detto che l'ultima volta che ho visto Prescott è stato venerdì sera. Io non so proprio che cosa aggiungere. Permettete? Gradirei una risposta. Ma, ispettore, non è già stato fatto un arresto? Attendo una risposta. Ho passato la notte di sabato ad Aisimir, in casa di un amico, il dottor Elvin. Dalle 6:30 della mattina seguente ho girato per la campagna, sempre con il dottor Elvin. E sono tornato a Londra la domenica sera, tardi. Che ora? Ho preso il treno delle 9:49 ad Aisimir. Elvin mi ha accompagnato alla stazione e sono arrivato a Londra, stazione di Waterloo, alle 11:16. No, 16. 16, stenografia. E a che ora eravate a casa? Alle 11:30. La signorina Thomas mi aspettava, che ho una stanza in casa della madre. E avevo dimenticato la chiave. Mm. E lei, la signorina Thomas, come sapeva della chiave? Le ho telefonato. Anzi, ho telefonato anche al professor Protters. Non vedevo l'ora di informarlo su una registrazione che ero riuscito a fare. E così eravate alla stazione di Waterloo? Alle 11:16 avete fatto 2 telefonate e siete stato di ritorno a casa vostra per le 11:30. Eh? Sì, infatti. Bene. Non mi resta di che chiedervi scusa del tempo che vi ho rubato. Per carità, ispettore. Io spero di esservi stato di aiuto. Dice di non essere partito da Esmir prima delle 9:49. E se alle 11:16 era alla stazione di Waterloo e alle 11:30 a casa, è evidente che non può aver ammazzato Prescott alle 11:20. Alibi di ferro, signore. Però non possiamo esserne certi finché non avremo interrogato tutti i testimoni. Il signor Appleby ha passato la fine di settimana ad Eselmia. Domenica sera lo accompagnai di persona alla stazione al treno delle 9:49. Certo che ricordo quella telefonata. Mi ero appena addormentato e lui mi telefonò appunto per dirmi di questo rigogolo. Sì, dalla stazione di Waterloo. Saranno state le 11:20. Anzi, ricordo che non riusciva a chiudere la porta della cabina e con tutti quei fischi, quei rumori, io non sentivo bene. Stavo giusto bollendo il latte quando telefonò il signor Appleby. Quel benedetto uomo aveva dimenticato la chiave e c'era un tale passaggio di treni a vapore che feci persino fatica a capire. Ho controllato la stazione di Waterloo, ispettore. Il treno delle 9:49 arriva esattamente alle 11:16 e domenica sera non ha avuto neanche mezzo minuto di ritardo. Un alibi a tutta prova, insomma. Ma in fondo quell'Appleby sembra una persona innocua. Perché poi avrebbero dovuto uccidere presto? Appleby era un'alternativa di pagare Eldridge o di rovinarsi la reputazione. E Prescott gli prestò 6 sterline. Ma 60, signore, 60. No, sergente, 6. Non vedo come poteva prestargliene 60.
allora Appleby avrebbe alterato l'assegno. Proprio così. Permettete, signore. Prego. E sappiamo che Prescott venne a saperlo, poiché non avendo segnato il numero del conto, gli telefonarono dalla banca. Ecco l'occasione. Ah, certo. Ma di perché? Come siete poco romantico, sergente. Il signor Prescott voleva aiutare la signorina West. Ma in che modo? Persuadendo Appleby a ritirare la propria candidatura al premio o andare in carcere. Ma sì, ma sì. Ma ricordate il biglietto di Prescott? Credo di aver trovato una soluzione al problema. E l'aveva trovato, infatti, no? Ah, certo che adesso il movente c'è. Purtroppo, quello sciagurato ha un alibi. E che alibi? Potrei averne uno? Certo, signore. Ah, grazie. Allora, quanto bagaglio avete detto? Per aereo 30 kg, il resto possiamo mandarlo via mare. Ma io parto giovedì. In tal caso vi consiglierei spedirlo subito. Ah, bene. E il mio biglietto posso farlo ora? Certo, signore. Il nome, prego. Appleby. George Appleby. Oddio. Grazie, sergente. Ah, abbiamo fatto la strada di corsa dalla stazione all'appartamento di Prescott. 18 minuti. Se Appleby era alla stazione di Waterloo alle 11:16 e ci sono 3 testimoni, non poteva uno o due minuti dopo ammazzare Prescott in casa sua. È strano come tutto giri sempre intorno all'orologio, eh? E poi, anche se le 11:20 fosse stato a casa di Prescott, bisognava che volasse per incasare in 10 minuti. Non ha nemmeno la macchina. La macchina! Sentite, fate un controllo a tutte le stazioni di taxi. Sì, sì, sì. Vedete se qualcuno ha preso un passeggero che andava nella direzione di Appleby alle 11:20 di domenica sera. Sempre di corsa, signore. Sempre di corsa. Sì, signore. Grazie. Sì, sì. È lui. Domenica. Sì, alle 11:20. Sì, sì, ricordo. Stava sul marciapiedi e agitava le braccia come un forsennato. Mi disse che doveva arrivare all'ospedale di Westminster al più presto possibile. E quanto tempo ci avete messo per accompagnarcelo? Beh, a dire la verità... Dite pure, non vi daremo dei guai. Beh, feci un po' il comodo mio, ecco, visto che era un caso di emergenza. Insomma, potete contare 4 o 5 minuti, non di più. Caspita! E come avete fatto, volando? Beh, pressa poco. E come fate a sapere che era un medico? Ve lo disse lui? Ma che, non ci ho scambiato neanche due parole. Appena sceso è sparito. Ma siccome aveva tanta fretta di arrivare all'ospedale e portava una valigetta di metallo chiaro, ho pensato che... Grazie, grazie. Potete andare. Grazie a voi e saluti. Ehi. In generale, i tassisti hanno buona memoria. Sì? Ma il nostro caro amico Appleby ha voluto fargli ricordare una cosa sbagliata. Che cosa, signore? La valigetta di metallo chiaro. Datemi l'orario ferroviario. Subito, signore. Grazie. E telefonate subito al dottor Elving. Sì, signore. Pronto? Datemi Eselmir, urgente. Eselmir? Il dottor Elvin, per favore. Ho passato tutta la notte a cercare una falla in quell'alibi. Non dubitare che se l'è costruito bene. Eh sì, bene sì. Ma come? È vero. Ha preso il treno delle 9:49. A Guildford, però, è sceso e ha atteso il rapido che viene da Portsmouth. Alla stazione di Waterloo ci è arrivato alle 10:55 e non alle 11:16. Così avrebbe avuto 21 minuti a disposizione. E alle 11:05 poteva benissimo essere qui. Salendo dalla scala di sicurezza. Probabile. Ha tramortito presto con questa fare di bronzo. Si è ripreso l'assegno, ha attirato qua la signorina Webster fingendo di essere il portiere. Poi ha telefonato alla signorina Thomas e al professor Protters. No, telefonava dalla stazione di Waterloo. Lo dice lui. Ci sono le prove. Lo so, ma non telefonava dalla stazione, May, non telefonava dalla stazione.
Il segreto è in quello che il tassista ci ha descritto come una valigetta di metallo chiara, il suo apparecchio di registrazione. Perbacco! Gli effetti sonori della stazione lui li ha registrati a Waterloo sabato pomeriggio prima di partire. In modo che la signorina Thomas e il professor Protes avessero l'impressione che telefonasse la stazione di Waterloo. Proprio così, e invece era qui, in casa di Prescott. Formidabile! Non mancano che le prove. Avete parlato col giudice istruttore? Sì. E l'ha trovato molto ingegnoso. In tribunale ne stanno ancora ridendo. È così? È plebis, la scampa. Almeno che non avvenga un miracolo e il suo aereo parte fra 4 ore. Fra 4 ore? Già. Ma dove vai? A riflettere. Com'è vuota la stanza adesso? Eh? Mi mancherete, signor Appleby. Grazie, grazie, signorina. Ecco qua. E queste sono le ultime statistiche. Grazie. Avrete bisogno di un taxi per andare all'aeroporto? Eh no, soltanto questa borsa. Prenderò l'autobus. Tutto il resto è stato già spedito via mare. Io vi aspetterò, signor Eppley. E se mi scriverete, io leggerò le vostre lettere. Sì. Leggerò le vostre lettere. È avvenuto il miracolo, signore. Che miracolo? L'alibi di quel demonio è crollato. Spiegatevi. Scusate, signore, vi ricordate poco fa quando vi ho lasciato? Bene, ad un tratto ho deciso di tornare alla stazione di Waterloo. Uno dei testimoni aveva detto che Appleby non riusciva a chiudere la porta della cabina. Non mi vorrete dire che alla stazione di Waterloo non ci sono più cabine telefoniche? Sì, ce ne sono sempre a dozzine. Un paio anche che non funzionano. Ma non è qui il punto, signore. Peccato. Aspettate a dirlo. Insomma, mi sono seduto su una panchina e mi sono messo a riflettere. A riflettere sulle dichiarazioni della signorina Thomas e del professor Protes. Ed è allora che io ho risolto tutto. Ma tutto cosa? Come? Ascoltando, signori, semplicemente ascoltando. Sia la signorina Thomas che il professor Protes dichiarano di aver sentito fischi di treni a vapore mentre Apple vi telefonava alle 11:20. Ora, l'ultimo treno a vapore parte dalla stazione di Waterloo alle 10:30. Allora era veramente una registrazione. Sì, signore, anche se non abbiamo il nastro della registrazione, ci sono sempre 2 testimoni. Presto, May! Sbrighiamoci! Sì, signore, presto! Capotevi qua. Montego Bay, Kingston. Ripetiamo, apparecchio numero U0997. È il vostro apparecchio, signore. Ah, grazie, grazie. Signoretta, aspetta. Mi dispiace, ma dobbiamo ancora disturbarvi. Il mio aereo parte fra pochi minuti. Non ci vorrà molto, prego. No, forse non avete capito, sto per partire. Non vorrete intracciare l'opera della polizia? No, era soltanto una protesta amichevole. Prego. Dunque, signore,
storia molto interessante, ispettore. È il movente del delitto. Mm. Non credo che ci sia bisogno di dirvelo, signor Epleby. Ma secondo voi, dunque, io avrei registrato i rumori alla stazione di Waterloo? Appunto. Ne abbiamo la prova. Sia la signorina Thomas che il professor Protters hanno udito fischi di treni a vapore mentre voi telefonavate alle 11:20. E l'ultimo treno di questo tipo lascia la stazione di Waterloo alle 10:30. E non potrebbero essercene altri per il personale più tardi? Eh? Beh, non so. Pronto? Stazione di Waterloo, l'ufficio del capostazione. Se perdo l'aereo, protesterò con i vostri superiori. Pronto? Ufficio del capostazione? Qui sergente May di Scotland Yard. Avrei bisogno di un'informazione. Domenica scorsa, sì, domenica 4, ci sono stati i treni di servizio extra dopo quello delle 10:30? Sì, treni a vapore, sì. Sì? 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 A che ora? Potete andare, signor Eppio. Grazie, ispettore. Eccolo là, libero come il vento. Mentre la signorina Webster... Purtroppo non c'è più niente da fare. Inutile sperare. Inutile sperare.